Da pochi minuti è terminata questa partita dell'Under 13. Ecco, qual è la tua analisi? Ma dunque, allora, abbiamo giocato. Allora, intanto, premetto, voglio fare i complimenti a Sansepolcro, perché Sansepolcro l'andata avevamo perso, cioè meritatamente avevamo perso, nel senso che erano stati più bravi. E qui hanno dimostrato obiettivamente di essere una squadra quadrata. Nel secondo tempo hanno fatto, mi sembra, 34-35 punti, hanno fatto canestro da tutte le parti. Noi abbiamo giocato, secondo me, molto bene i primi due quarti, e che abbiamo chiuso avanti di 16 punti. Poi, chiaramente, nel punteggio avanti io ho cercato di ampliare un po' le rotazioni, perché i miei erano stanchi, e nelle rotazioni abbiamo perso un po' di concentrazione. E che dopo non è facile ritrovare, abbiamo sbagliato dei canestri facili. Sansepulcro mi sembra ritornata fino a 7 punti. Comunque, poi abbiamo ripreso la partita in mano, non abbiamo mai corso rischi. Quindi, diciamo che abbiamo vinto meritatamente. Faccio complimenti alla mia squadra, ragazzi, e perché adesso arriva un ciclo di partite con tutte squadre che all'andata avevamo perso. Abbiamo perso un Sansepulcro, la prossima è con Val di Sierpe, che avevamo perso all'andata. Quindi, diciamo che vorremmo che nessuna squadra vincesse due volte con noi, ecco. Quindi se abbiamo perso l'andata vogliamo vincere il Bisogna ritorno. recuperare. Però ci sono anche gli avversari, sono buone squadre, soprattutto questi sono ragazzi molto giovani e che mettono tanto impegno, ma spesso peccano un po' di concentrazione. Certo, Questo certo. è quello su cui noi Anche perché dobbiamo. immagino quando scendono sul parquet per giocarsi una partita, non è Sì, come fare poi, l'allenamento, insomma. sì, ma poi anche a quest'età ancora il carattere non è ben strutturato, no? Quindi c'è chi è più, tra virgolette, formato, chi è un po' meno formato, chi ha più esperienza, un po' meno. Compito allenatore cercare di, come si dice, di mettere insieme tutti e cercare di dare soddisfazione a tutti. E qualche volta è possibile e qualche volta non è possibile. Ecco, è una fascia d'età comunque importante, anche perché a breve c'è l'impegno Sì, il del torneo torneo Guidelli. Guidelli, e questo è un bell'appuntamento. Ormai per Arezzo è un Sì, qualcosa di sì, istituzionale. ormai è un torneo storico, no? Che diciamo fa anche bene a tutto il territorio, perché oltre, diciamo, a far giocare i ragazzi, ma riempie anche gli alberghi, i ristoranti, Porta un fa grande vedere, movimento, sì, insomma. anche per la città d'Arezzo ci sono tanti che approfittano anche per andare a vedere Certo, quelle che sono tutto le quello bellezze. che sono le bellezze della città, che sono molte. È questo che è molto importante. A questo punto siamo comunque anche diciamo che si va verso la fine della stagione. Il bilancio del settore giovanile della scuola Ah, basket Arezzo, come lo valuti? diciamo che più che andare verso la fine della stagione, entriamo adesso Entriamo nella nel stagione. vivo. Sì, perché adesso si tratta di stringere per cercare di raccogliere il lavoro fatto. Allora, con gli under 20 di Antonio Bindi siamo nelle prime posizioni e adesso ci giocheremo, diciamo, i playoff che possono portare alla Final Four. Quindi una squadra che sicuramente sta facendo anche oltre quelle sue aspettative. Gli under 18 Elite di Giuseppe Delia, anche loro sono secondi nel loro campionato e andranno alla fase, diciamo, anche loro eliminatoria, sperando di poter approdare alle Final Four. Quindi per ora stanno disputando una bellissima stagione. Gli under 16, sempre di Giuseppe Delia 2003, sono all'Interzona e adesso inizia proprio prossima settimana, inizia la seconda fase, che speriamo ci possa riportare alle finali nazionali, così come è successo nel 2002 dello scorso anno. Gli under 15, 2004, che alleno io, stanno giocando la seconda fase per la Coppa Toscana. Abbiamo giocato due partite, abbiamo vinto tutte e due, e adesso abbiamo tre partite nella prossima settimana, tre partite decisive, e ci vogliamo giocare le possibilità di andare alla Final Four per anche lì giocarsi poi il titolo. Gli under 14, che sono i 2005, sono una squadra che per il momento è leggermente più indietro rispetto a tutti gli altri, ma non tanto per un problema di impegno dei ragazzi che si impegnano e che ce la mettono tutto, ma anche per un gap fisico e anche numerico, e purtroppo ci sta un po' condizionando, ci sta facendo pagare le cose, però si inizia a intravedere qualche individualità che potrebbe venire fuori, che il prossimo anno potrebbe anche sbocciare. Poi ci sono l'Under 13, sono questi ragazzi qua che stanno facendo, Siamo presi un bel secondo riscatto, me stanno insomma. facendo il loro percorso, perché è un gruppo di 19 ragazzi, quindi anche l'allenamento non sono sempre facili, perché poi
questi ragazzi sono eterogenei, quindi c'è chi ha iniziato ora, chi è tanto è giovane, insomma stiamo cercando di, abbiamo guardato fino adesso più a cercare di far giocare tutti al risultato, ora diciamo se possibile vogliamo vedere anche di portare a casa qualche partita, come ho detto, entro le squadre ci avevano battuto. E poi c'è tutto il mini basket che sta facendo un bel lavoro. Quindi, allora, il giudizio adesso è sicuramente positivo. Però potrebbe diventare anche molto positivo, perché ormai positivo resta, perché insomma le squadre hanno fatto tutto bene. Però potrebbe diventare anche adesso. Se qualche squadra riuscisse a qualificarsi per qualche finale, a portare a casa qualche titolo, insomma, sarebbe la classica ciliegina. Perché, come si dice, vincere comunque aiuta a vincere. Vincere porta dietro di sé un sacco di cose buone, insomma, e quindi avvicina la gente. E quindi, insomma, cerchiamo anche, oltre che partecipare, cerchiamo anche di mettere un punto per portare a casa qualcosa. Ecco. Per poi la prossima settimana, lo dicevamo prima, con la tua Under 15 ci sono questi tre impegni. Sì. Il gruppo come ci arriva? Allora, noi il gruppo ci arriva con qualche, come si può dire, virus influenzale, perché ancora purtroppo non ha lasciato. E però ci arriva ad una squadra motivata, una squadra che sa che è in piena corsa, e giochiamo tra l'altro due trasferte praticamente in tre giorni, giochiamo domenica a Lucca e martedì a Ghezzano e poi rigiochiamo la domenica successiva in casa, quindi diciamo che queste due trasferte già sono molto importanti, perché centrando due vittorie ci avvicinerebbero, un bel passo in avanti. Una vittoria e una sconfitta praticamente lascerebbero come stanno, perdendo tutte e due ci metterebbe un po' in situazione di rincorsa. Quindi noi partiamo dalla prima e cerchiamo di portare a casa quella. Sicuramente abbiamo dimostrato durante l'anno che possiamo competere con queste squadre qui, perché abbiamo battuto anche squadre più forti rispetto a queste. Certo. Però ogni partita fa. Ma immagino che sia una bella scommessa, è un campionato d'eccellenza. Sì, è un campionato d'eccellenza. Poi, insomma, il gruppo 2004 è un gruppo che l'anno scorso veniva sempre da un campionato d'elite, però un campionato d'elite dove praticamente erano state tutte le partite perse e vinte. Quindi è chiaro che l'arrivo di Jankovic ci ha dato una mano, però un giocatore solo non fa la differenza, certo. se non avessero giocato bene, migliorato anche altri di questi ragazzi qua, naturalmente. Poi come in tutte le squadre, anche qui c'è chi è più pronto, perché a me piace di più bravo o meno bravo, ma c'è chi è più pronto e chi è meno pronto, e io cerco sempre di far capire a quelli meno pronti che prima ci si prepara e poi si gioca, non è che prima si gioca e poi dopo ci si prepara. Bene, Umberto, io ti ringrazio, sicuramente ci troveremo più avanti. Va bene, grazie a voi, grazie a voi. Prossimi noi siamo qua e siamo motivati sempre sul pezzo. Grazie, arrivederci. Grazie.